prima di aprire la discussione, devo informare i colleghi consiglieri che il consigliere Matteotti ha fatto pervenire un ordine del giorno relativo alla variazione di bilancio che, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, al comma 4, è stato valutato anche con il supporto del segretario. Mi sono avvalso anche del suo supporto. Riterrei formulato in termini inopportuni e quindi non da inserire nella votazione, in quanto il consigliere Matteotti nel suo dispositivo fondamentalmente sottopone due argomenti, che la realizzazione degli interventi che sono non direttamente attinenti all'emergenza Covid-19 siano fondamentalmente abbiano la positiva valutazione di questo tavolo di confronto che sarebbe previsto dall'accordo che abbiamo fatto anche con la conferenza dei capigruppo e tra l'altro sottoporre addirittura la verifica di cui alla proposta di questo tavolo di confronto, quindi al vaglio del tavolo di confronto, anche le opere pubbliche che sono inserite nella variazione di bilancio. Questo tipo di formulazione viene ritenuta inopportuna in quanto andrebbe a inserire un passaggio che le norme non prevedono, in quanto si andrebbe, tra virgolette, ad aggravare un procedimento che di fatto è supportato da norme regolamentari. Quindi di fatto si sottoporrebbe a un organo non, tra virgolette, passatemi il termine, non riconosciuto, non ufficiale, una valutazione di un documento che fondamentalmente ha un iter ben preciso e che ha seguito tutte e che ha ricevuto anche tutte le valutazioni da parte degli organi che devono sottoporlo a valutazione. Quindi per questo motivo riterrei non ammissibile l'ordine del giorno del consigliere Matteotti. È aperta quindi la discussione. Quindi per primo intervento prego i colleghi consiglieri che intendono prendere la parola di prenotarsi. Ha chiesto la parola il consigliere Matteotti. Prego, consigliere Matteotti. Grazie Presidente. Pronto? Sente? Sì, tutto perfetto, consigliere, si sente benissimo. Perché non sentivo il ritorno. Grazie Molto Presidente. bene anche della verifica, si sente perfettamente, perfettamente visibile anche lei, prego. Perfetto, grazie. Sì, beh, in merito all'ordine del giorno posso dire che non condivido assolutamente la motivazione per cui è stato respinto. E si tratta di una valuta. Il problema che volevo sollevare anche più avanti nella discussione è che questa variazione ha inserito all'interno del bilancio delle opere, o meglio delle variazioni di opere, in maniera intempestiva, secondo me, nel senso che abbiamo stabilito che gli interventi dovuti all'emergenza Covid ne avremmo fatto una variazione urgente e qui ci siamo. Tutto il resto non c'entra col Covid 2019. Gli interventi, soprattutto quelli in opere pubbliche che vedo qua, la gran parte non c'entrano col Covid. È una variazione normale che poteva aspettare tranquillamente gli esiti del famoso tavolo di confronto. Abbiamo stabilito che per usare le risorse bisogna sentire un po' tutte le campane. E invece qua, come al solito, si è preferito fare il passo più lungo della gamba, mettere i consiglieri davanti al fatto compiuto, infilarci dentro un bel po' di opere che non si sa se servono o non servono. Allora, facciamo i conticini sulle opere pubbliche, o meglio, sugli interventi di spesa straordinaria, su 1,5 milioni, quelli direttamente collegabili all'emergenza del Covid sono un importo di 396 mila euro. E sono quelli sulle scuole,
mettiamoci dentro anche le bici elettriche, anche se è un po' così, quelli sul municipio, altri interventi su emergenza sanitaria e arredi per le scuole e lo studio viabilistico per la mobilità alternativa. Questi assommano 396 mila euro rispetto a un totale di 1,5 milioni. Cosa c'entrano questi con col Covid? Non l'ho capito. Si poteva tranquillamente fare una variazione finalizzata all'emergenza Covid, e sin qua tutti erano d'accordo, e l'avremmo approvata anche velocemente. Invece qua, come al solito, si è voluto infilarci dentro di tutto e di tutto di più, come al solito, ripeto. Allora, il problema è questo. Come al solito manca la trasparenza. Se noi prendiamo l'allegato A, che è sostanzialmente l'indicazione delle variazioni, noi possiamo vedere che su ogni pagina dell'allegato A c'è una bella colonna in fondo che si chiama annotazioni, che magari potrebbe servire per indicare di che cosa stiamo parlando e rendere il lavoro dei consiglieri magari un po' più semplice. Questa cosa l'abbiamo chiesta 5 anni fa, abbiamo continuato a chiederla e siamo ancora qui che la chiediamo. Non so per quale motivo si faccia una terribile fatica a inserire in fondo e su una colonna di che cosa si sta parlando. Prima cosa. Seconda cosa, andiamo lì sempre sull'allegato A, pagina 9 e pagina 10, tanto per intenderci. A pagina 9 mi piacerebbe sapere a cosa corrisponde il totale della variazione a 169.000 euro sull'ultima riga, praticamente titolo secondo, titolo 2, spese in conto capitale. Io ho provato a fare un po' di conti, ho fatto delle supposizioni, ma vorrei capire cosa c'è dentro. Stessa cosa, ma più in grande, sulla pagina successiva, titolo secondo, spese in conto capitale, c'è una variazione di 840.000 euro, di cui fino a 750 ci sono arrivato. Dopodiché mi mancano i riferimenti, perché ovviamente non è stato scritto nulla a fianco, per cui mi piacerebbe sapere l'elenco delle opere a cui si fa riferimento in questa riga. Lo dico perché a me i conti non tornano, semplicemente. Magari mi sbaglio, ma insomma, mi piacerebbe capirci qualcosa di più. Come al solito. Ho già detto del fatto che su 1,5 milioni, 396.000 sono collegati direttamente all'emergenza Covid. A me piacerebbe che in una situazione del genere, in cui non sappiamo cosa succederà, perché la fine di questa emergenza noi non la conosciamo, non sappiamo quanti soldi ci serviranno da qui alla fine di questa emergenza. Io credo che spendere soldi per cose che io ritengo inutili in questo momento sia un delitto, perché c'è gente che ha bisogno. Io credo che mettere giù Bolognini o arredo urbano può servire forse per un'impresotta locale, ma non dà da mangiare a consigliere. Mi scusi, è sparito la sua voce. Può...
Consigliere Matteotti, io non so se lei ci sente o meno. Consigliere Matteotti? Pronto? Sì, scusate. Sì, ecco. No, l'ho interrotta, mi scusi, perché lei stava parlando delle opere pubbliche, stava parlando del fatto dei bolognini e poi è sparita la sua voce. Stava parlando di un'impresa locale e poi la sua voce è sparita. Poi ho visto che ha chiuso, non vorrei che avesse terminato l'intervento. Se può recuperare quest'ultima parte. Prego, consigliere. Scusa. Mi scuso, ma mi è saltata la connessione, allora... Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo, prosegua pure. Non so se mi vedete questo... Non è un problema, adesso la vediamo. Sì, adesso la vediamo anche. Scusate, ma... Nessun problema, prosegua pure. È saltata la connessione. No, stavo dicendo che, secondo me, impiegare i soldi per mettere giù Bolognini in questo momento è un delitto. C'è gente che ha problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, forse è il caso di aspettare un attimo a fare queste cose. Altra cosa, qui si parla sempre di variazioni, variazioni in più. Mi piacerebbe capire le motivazioni di queste variazioni sui singoli progetti, perché i progetti erano stati stanziati per una determinata cifra, adesso si chiede l'integrazione in aumento, evidentemente. Mi piacerebbe capire per quali motivi e se sono necessari, perché e soprattutto se sono necessari sempre in questo momento, visto che i soldi ce li abbiamo, ma forse varrebbe la pena usarli bene prima di mettere giù Bolognini. Allora, altra cosa. Siamo sempre lì, cemento e Bolognini. Allora, io mi faccio riferimento a quello che dice la Commissione Europea. La Commissione Europea dice che per uscire dalla crisi bisogna fare investimenti nell'economia digitale e nell'economia verde. Il verde non è mettere giù Bolognini. Noi abbiamo fatto un bellissimo arredo urbano, ma sembra di attraversare il deserto dei lobby. Basti vedere Piazza della Repubblica, Piazza Costituzione, d'estate, che è praticamente invivibile. E proprio in questi giorni a Düsseldorf è stato aperto un edificio con una copertura verde, con 30.000 piante di carpino, 8 chilometri di filari. Cos'è che dicono i progettisti di quell'opera? Dicono che il verde migliora il microclima della città, protegge dai raggi del sole in estate, riduce il calore urbano, limita le emissioni di anidride carbonica, assorbe e conserva l'umidità, attenua il rumore e aiuta la biodiversità. Ripeto, mettere giù Bolognini non è esattamente questo, per cui anche lì stiamo facendo degli investimenti tra virgolette, che vanno contro lo spirito con cui la Commissione Europea e l'Europa finanzierà i nostri investimenti negli anni futuri. Per cui forse dobbiamo cambiare paradigma. Mi sembra che non sia cambiato nulla, invece. Siamo sempre lì, sempre su quel trenino che va avanti verso il burrone. Non abbiamo capito nulla di questa emergenza del Covid. Se andiamo avanti a mettere giù Bolognini, non possiamo andare avanti in questa maniera. L'anno oltre, sempre nella pagina dell'allegato A, sì? No, scusate, nella delibera. Spese in conto parte straordinaria, anche lì sono state indicate, più che altro, scusate, nel piano opere pubbliche, ho sbagliato riferimento. Il piano opere pubbliche indica le date in cui questi lavori dovrebbero finire, e ce ne sono tanti che vanno a finire sul 2021, 2022 e 2023, per cui ancora valeva la pena farlo adesso questa cosa, visto che comunque si prevede
che la conclusione di questi lavori sia tra 2 anni? Secondo me no. Andiamo avanti. Studio viabilistico della viabilità alternativa per il Covid. Va benissimo. Piccolo problema. Dov'è finito il piano della mobilità? È conforme questo? È un'altra cosa? Non lo so. E la cosa più importante, qui ci sono in ballo degli interventi che non ho citato prima perché coinvolgono le cosiddette piste ciclabili o collegamenti ciclabili. Questi potrebbero essere anche affini a quello che dicevo prima, cioè l'evoluzione di un'economia verde. Il piccolo problema è che questi interventi sono già in atto, sono già finanziati, sono già rifinanziati qui dentro, ancora prima di fare il piano della mobilità per il Covid. Allora, mi sembrano intempestivi aggiungere soldi ancora prima di capire se questi interventi servono. Perché per capire se servono dobbiamo fare il piano, come avete messo voi. Allora, o prima viene l'uovo o prima viene la gallina. Cos'è che viene prima? Viene prima studio e quindi di conseguenza si fanno i lavori, o prima vengono le opere e dopo si fa sopra lo studio così, per farci un vestitino? Non lo so. Altra cosa... Consigliere, le faccio presente che ha ancora 2 minuti. Ok, allora molto sinteticamente, ieri sono stati aperti musei. Il museo di Riva è aperto, sarà aperto, quando sarà aperto? Cosa è stato previsto? Bici elettriche, contributo provinciale 97.000 euro, stanziamento 134.000 euro. La differenza... 36.000 euro ce la mette il comune, se ho capito bene. Con che criteri? Perché a me risulta che lo stanziamento provinciale non aveva nessun tipo di criterio. Anche qua è un errore, perché i soldi vanno spesi bene e con priorità. I soldi dovrebbero andare per chi usa la bici per il collegamento scuola-lavoro o casa-lavoro, scuola-lavoro. Questa cosa è stata valutata oppure si va a pioggia? Perché se si andasse con una distribuzione a pioggia, sinceramente andiamo anche contro la logica di spendere bene i soldi pubblici. Credo che sia tutto. Intanto... aspetto le risposte. Grazie.